Ciao a tutti, oggi voglio affrontare con voi un paio di esercizi con le disequazioni con due moduli, però nel caso in cui queste fossero anche fratte, quindi con la presenza, ad esempio, di valori assoluto sia al numeratore che al denominatore. Spero ovviamente che il video in cui ho affrontato appunto le disequazioni con i due moduli voi l'abbiate visto, altrimenti io vi lascio il link qua sopra. Quindi passiamo al primo dei due esercizi che voglio affrontare oggi con voi. Allora, il primo esercizio che voglio vedere sarà appunto una disequazione dove al numeratore avremo la presenza di due moduli, mentre al denominatore ve ne sarà solo uno. Quindi 2 per x più 2 in modulo meno modulo di x, tutto fratto modulo di x più 4 maggiore di 0. Essendo una frazione, noi dobbiamo andare a studiarci sia il numeratore che il denominatore. Quindi partiamo dal nostro numeratore, dove possiamo vedere, ce lo riscriviamo prima, e possiamo vedere che il numeratore vi saranno due moduli. Quindi dobbiamo prendere ogni singolo modulo e studiarlo maggiore o uguale di 0, dove il primo darà come risultato x maggiore o uguale di meno 2, il secondo invece non c'è niente da risolvere, quindi possiamo passare direttamente al nostro grafico. Meno 2, 0, sono entrambi maggiori o uguali, quindi andranno tutti e due verso destra. Allora, una volta arrivato a questo grafico, dobbiamo andare a studiare ogni singolo tratto, quindi un primo tratto, un secondo e un terzo tratto, dove il primo tratto, quindi costruiamo il nostro sistema e possiamo vedere che dobbiamo scrivere che x deve essere minore o uguale di meno 2 e poi andiamo a vedere il segno di ogni singolo modulo, dove entrambi i moduli, in questo caso, quindi in questo piccolo intervallo, saranno entrambi negativi. Quindi noi, come seconda disequazione all'interno del sistema, dobbiamo andarci a prendere questa disequazione, però a mettere un segno meno davanti al primo modulo e al secondo. Quindi è come se cambiassimo tutti i segni all'interno di questa nostra disequazione. Infatti scriveremo meno 2x meno 4 più x maggiore di 0. Andando a fare ulteriori calcoli, possiamo vedere che x sarà minore o uguale di meno 2. Poi abbiamo meno x meno 4 maggiore di 0, quindi x minore o uguale di meno 2, e poi abbiamo x che sarà minore di meno 4, ovvero ho semplicemente cambiato il segno alla nostra disequazione. Una volta arrivato a questo punto, ci facciamo anche qua un grafico, quindi meno 4 meno 2, per vedere la soluzione di questo sistema. Sono entrambi minori, quindi x minore o uguale di meno 2 e x minore di meno 4. Il primo risultato, quindi il primo tratto continuo che vediamo all'interno di questo sistema, sarà proprio che x è minore di meno 4. Quindi questo sarà il primo risultato della nostra disequazione, quindi del nostro numeratore. Poi passiamo al secondo intervallo, dove il secondo ci dice che la x deve essere compresa tra meno 2 e 0. Andiamo sul nostro grafico, vediamo, primo modulo deve essere positivo, il secondo invece negativo. Quindi il primo ce lo ricopiamo, 2x più 4, dove ho fatto già la moltiplicazione, mentre nel secondo modulo vi andiamo a cambiare il segno perché ci sta questo meno, quindi meno per meno più x maggiore di 0. Quindi x sempre compresa tra meno 2 e 0, poi abbiamo 3x maggiore di meno 4, ovvero x deve essere maggiore di meno 4 terzi. Andiamo a fare anche qua il grafico per vedere il secondo risultato. Quindi meno 2 meno 4 terzi e 0. Abbiamo un compreso e poi un maggiore. Il tratto che possiamo vedere continuo invece in quest'altro sistema sarà che x deve essere compresa tra meno 4 terzi e 0, ovvero seconda soluzione del mio numeratore. Infine, dobbiamo studiarci il terzo tratto, dove x sarà maggiore o uguale di 0. Andiamo a vedere però i segni.
Il segno dice che il primo modulo, così come anche il secondo, devono essere positivi. Quindi ci ricopiamo l'intera disequazione senza cambiare nulla. 2x più 4 meno x maggiore di 0. Ovvero abbiamo che x deve essere maggiore di meno 4. Passiamo al disegno di meno 4, 0. Questo maggiore uguale, questo maggiore. Quindi il tratto continuo x maggiore o uguale di 0. Ora, avendo ottenuto questi tre risultati del numeratore, dobbiamo andarne a fare appunto la loro unione, ovvero mettiamo meno 4, meno 4 terzi e 0. Allora, il primo ci dice che x era minore di meno 4, il secondo che è compreso tra meno 4 terzi e 0. E l'ultimo che x deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi il risultato finale dell'intero numeratore è che x deve essere minore di meno 4 unita a x maggiore di meno 4 terzi. Quindi questo è del nostro numeratore. Ora quello che ci è rimasto da fare è studiare appunto il nostro denominatore. Il denominatore era modulo di x più 4 maggiore di 0. In questo caso invece sarà una disequazione dove è presente solamente un modulo. Anche questa tipologia io l'avevo affrontata in un altro video che vi lascio il link qua sopra se avete bisogno di andarlo a vedere. Quando abbiamo appunto una disequazione con un singolo modulo dobbiamo fare l'unione di due sistemi, dove in un primo sistema vi andiamo a mettere il modulo maggiore di 0, nell'altro il modulo minore di 0. Ovvero quello che sta all'interno del modulo, una volta lo mettete maggiore e una volta minore di 0. Quando lo prendete maggiore di 0, vi andate a riscrivere la disequazione senza cambiare nulla. Quindi scrivete x più 4 maggiore di 0. Quando invece lo prendete minore di 0, andate a cambiare i segni all'interno del modulo, come se mettete un meno davanti al modulo. Quindi verrà meno x più 4 maggiore di 0. Ora, quello che dobbiamo fare è studiare i singoli moduli. Quindi, primo modulo dice che x maggiore di 0 e x maggiore di meno 4. Anche qua dobbiamo fare i nostri disegni. Sono entrambi maggiori. E possiamo vedere che il tratto continuo sarà proprio che x sarà maggiore di 0. Quindi questo è il primo risultato. Unione. Ci andiamo a studiare il secondo sistema, dove x minore di 0 e x minore di più 4. Anche qua ci facciamo il disegno e vediamo che invece in quest'altro sistema il tratto continuo sarà quando x è minore di 0. Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare per quanto riguarda il denominatore sarà l'unione di questi due, ovvero una volta lo mettiamo maggiore di 0, una volta minore di 0, quindi possiamo scrivere che il risultato dell'intero denominatore sarà per ogni x appartenente ad R, eccetto per lo 0, perché abbiamo il pallino aperto. Ora, ottenuto appunto il risultato del numeratore e il risultato del denominatore, dobbiamo andare a farne il prodotto dei segni. Quindi ce lo andiamo a fare qua, ovvero numeratore. Il risultato ci diceva che la x doveva essere minore di meno 4 unito a x maggiore di meno 4 terzi. Invece il denominatore ci dice che deve essere per ogni x appartenente ad R, eccetto però lo 0. Quindi ultimo grafico, meno 4 meno 4 terzi e 0. Allora, il primo dice qua deve essere minore e qua deve essere maggiore. E poi abbiamo un per ogni x, eccetto per lo 0. A noi servono il tratto positivo, quindi il risultato proprio finale sarà che x è minore di meno 4 unito a x maggiore di meno 4 terzi. Il secondo esercizio invece che voglio vedere sarà questo qua. Allora, il modulo di x al quadrato meno 4x più modulo di x al quadrato meno 1 maggiore o uguale di 4x meno 1, dove in questo caso, sebbene non sia appunto una frazione, però vi sarà la presenza di questi due moduli. Allora, andiamo quindi a studiare ogni singolo modulo maggiore o uguale di 0.
poi x al quadrato meno 1 maggiore o uguale a 0. Allora, la prima disequazione possiamo mettere la x in evidenza e facciamo x meno 4 maggiore o uguale a 0. La seconda lo risolviamo come una somma per differenza, quindi x meno 1 per x più 1 maggiore o uguale a 0. Dove la prima disequazione possiamo vedere che sono soluzioni esterne. Quindi scriviamo una volta che x deve essere minore di 0 unito a x maggiore di 4. Invece anche in questo caso abbiamo soluzioni esterne, perché se voi lo andate a studiare anche come, diciamo, fossero delle disequazioni di secondo grado, potete vedere che il delta è maggiore, disequazione è maggiore, quindi dobbiamo avere per forza soluzioni esterne. Quindi qua mettiamo che x invece deve essere minore o uguale di meno 1, qui c'era anche l'uguale, unito a x maggiore o uguale di più 1. Ora, la cosa che ci è rimasta da fare è fare appunto il grafico di queste soluzioni che abbiamo ottenuto per avere poi i vari intervalli. Quindi meno 1, 0, più 1 e più 4. Allora, qui sarà minore uguale, poi qua minore uguale, maggiore uguale. Allora, come potete vedere, abbiamo ottenuto addirittura 5 intervalli, quindi un primo, un secondo intervallo, un terzo, un quarto e un quinto. Allora, partiamo con il primo intervallo. Primo intervallo ci dice che x deve essere minore o uguale di meno 1 e sono entrambi positivi. Quindi ce l'andiamo a ricopiare totalmente, quindi x al quadrato meno 4x più x al quadrato meno 1 maggiore o uguale di 4x meno 1, dove possiamo vedere meno 1 e meno 1 si semplifica e quindi abbiamo 2x al quadrato meno 8x maggiore o uguale di 0, invece x minore o uguale di meno 1. Abbiamo x minore o uguale di meno 1, qui mettiamo il 2 in evidenza, quindi abbiamo x al quadrato meno 4x maggiore o uguale di 0. Cosa che però già avevamo risolto anche precedentemente, quindi ci andiamo a prendere le soluzioni della prima disequazione che avevamo già svolto, ovvero che x deve essere minore o uguale di 0 unito a x maggiore o uguale di 4. La cosa che ci resta da fare nel primo intervallo è fare il disegno, quindi meno 1, 0 e 4. Quindi andiamo di qua a sinistra, poi sinistra e destra. Allora, essendo un sistema, dobbiamo trovare il tratto continuo, dove sarà che x deve essere minore o uguale di meno 1. Quindi questa è la prima soluzione. Poi, secondo intervallo, quindi x deve essere compresa tra meno 1 e 0, dove possiamo vedere che il primo modulo sarà positivo, secondo negativo. Allora, x al quadrato meno 4x meno x al quadrato più 1, perché dobbiamo cambiare di segno, 4x meno 1. X al quadrato, x al quadrato lo possiamo levare, quindi abbiamo meno 8x più 2 maggiore o uguale di 0, ovvero x sarà minore o uguale di 1 quarto. Facciamo il disegno, quindi meno 1, 0, 1 quarto. Qui è compreso, mentre qua è minore o uguale. Il tratto continuo sarà quando x è compreso tra meno 1 e 0. Passiamo al terzo intervallo. Terzo intervallo, x compresa tra 0 e 1, entrambi negativi. Quindi abbiamo meno x al quadrato più 4x meno x al quadrato più 1 maggiore o uguale di 4x meno 1. Quindi 4x e 4x lo leviamo. Abbiamo meno 2x al quadrato più 2 maggiore o uguale di 0, ovvero abbiamo che x al quadrato meno 1 deve essere minore o uguale di 0.
In questo caso, a differenza di prima, le soluzioni devono essere interne, quindi x sarà compresa tra meno 1 e più 1. Andiamo a farne il grafico, quindi meno 1, 0 e più 1, compreso, e poi anche qua un compreso. Quindi il tratto continuo, quindi la soluzione di questo sistema, sarà che x deve essere compresa tra 0 e 1. Andiamo a vedere il quarto intervallo dove il primo negativo, il secondo positivo e la x deve essere compresa tra 1 e 4. Quindi meno x al quadrato più 4x più x al quadrato meno 1 maggiore o uguale di 4x meno 1. X al quadrato e x al quadrato lo leviamo, 4x e 4x lo leviamo. E anche meno 1 e meno 1. Quindi viene che 0 è maggiore o uguale di 0 e noi possiamo dire essere sempre, quindi per ogni x appartenente ad R. Ovvero il risultato quindi di questo sistema sarà proprio che x deve essere compresa tra 1 e 4. Infine ci manca l'ultimo intervallo dove sono entrambi positivi, quindi ci possiamo prendere direttamente il risultato del primo intervallo. Anche perché anche in questo caso erano entrambi positivi. Quindi mettiamo l'intervallo è proprio che x deve essere maggiore o uguale di 4, mentre i risultati quindi della nostra disequazione erano che x è minore o uguale di 0 unito a x maggiore o uguale di 4. Se facciamo il disegno, vediamo che il risultato proprio finale sarà che x deve essere maggiore o uguale di 4, perché è proprio qui che vi sarà il tratto continuo. Andiamo a fare l'unione di questi risultati per vedere appunto il risultato finale. Abbiamo meno 1, 0, 1 e 4. Allora, il primo risultato dice che deve essere minore o uguale di meno 1, il secondo tra meno 1 e 0, poi abbiamo tra 0 e 1, poi tra 1 e 4. E infine che è maggiore di 4. Abbiamo ottenuto che il risultato finale sarà proprio per ogni x appartenente ad R. Bene, con questo esercizio abbiamo terminato. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo domani. Ciao!